Nel matinée del girone B, l'Aquila dice forse definitivamente addio ai playoff. Dopo 4 vittorie di fila, i rosso-blu cadono sotto i colpi della Pistoiese, caparbia e cinica a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Per la sfida del Melani, Zavettieri ridisegna l'Aquila, tornando dal fortunato 4-4-2 di Savona al 4-2-3-1, con Pacilli, Corapi e Triarico alle spalle dell'unica punta Virdis. A centrocampo De Francesco fa coppia con Del Pinto, mentre nel pacchetto arretrato gioca Carcalis a destra al posto di Scrugli, con Pedrelli dirottato sulla corsia mancina. In avvio il primo squillo è degli aquilani. Pacilli si accentra a sinistro terrificante, disinnescato in gran stile da Ricci. All'ottavo però i padroni di casa rispondono trovando il vantaggio. Cross nel mezzo dalla destra, la palla danza in aria, Piscitella è il più lesto di tutti e gonfia la rete. 1-0 Pistoiese. L'Aquila sbanda e i toscani ne approfittano. Al quarto d'ora vanno vicinissimi al raddoppio da calcio d'angolo con un colpo di testa di Dibari che scheggia la traversa. Dopo 20 minuti di blackout si accende la luce per l'Aquila. Triarico ci prova con il destro, la palla rimane lì ancora di destro, ma il palo nega la gioia all'esterno aquilano. È il preludio al pareggio che arriva poco dopo la mezz'ora. Pacilli scambio nello stretto con Corapi, sinistro da Urlo che bacia il palo ed entra in porta. Gol da Cineteca per il gioiello di Torano al 7° centro in campionato, raggiunto il record della carriera con la maglia della Pro Patria nella stagione 2010-2011. Nella ripresa l'Aquila tenta senza fortuna di trovare il sorpasso, invece a sorpresa a portarsi nuovamente in avanti è proprio la squadra Orange, con Falzerano che su un lancio in profondità beffa in pallonetto Zandrini, in uscita sconsiderata e poi mostra i muscoli davanti ai propri tifosi. 2-1 e partita ormai compromessa. Prima del 90esimo l'Aquila bozza una reazione con il neo entrato Pozzebon, volée violentissima, bloccata però in 2 tempi da Ricci. Così, 2 minuti più tardi, a mettere la parola fine sulla partita è ancora Falzerano, che imbeccato dal neo entrato Matteo Ricci scaramente in porta il punto del 3-1 e della doppietta personale. Per l'Aquila una sconfitta che compromette seriamente la corsa ai playoff. Ora non resta che concentrarsi sulle ultime 4 partite, senza calcoli e pressioni. Dopo l'ultima si tireranno le somme.